È una storia che si ripete ormai da anni. Ogni volta che c'è maltempo, gli abitanti di Paterriti, una frazione di Reggio Calabria, rimangono isolati. Il torrente Valanidi non perdona e la piana ne impedisce il passaggio. Come mostrano queste immagini amatoriali, girate proprio da chi è rimasto bloccato sulla via di casa. E pensare, dicono gli abitanti, che basterebbe completare il famoso ponte in costruzione. I lavori in contrada Oliveto erano iniziati in maniera regolare poco più di 5 anni fa, ma il cantiere ha subito un arresto dopo il mancato pagamento da parte del comune. Da qui le continue denunce dei cittadini. Per 5 giorni siamo rimasti quasi isolati e del comune di Reggio Calabria non si è fatto vedere nessuno. Noi conviviamo con la paura che se il torrente scende, Paterriti e tutte le frazioni limitrofe rimangono isolate. Ci siamo incatenati nei piloni del ponte e abbiamo mosso un piccolo tassello che ha fatto finire la parte centrale. Disagi su disagi dati sia dal dissesto idrogeologico della zona, provata da smottamenti continui, che da uno spiccato senso di inciviltà. Il torrente infatti è una discarica a cielo aperto dove convivono all'unisono eternit e rifiuti. Da Reggio Calabria per la CNews 24.